Ciao ragazzi, Master Wars, carico. Che ne dite? È un ritmo proprio di popping, avete presente il popping? Le battaglie di popping, ok. No ragazzi, io vi voglio dire questo. Bisogna assolutamente resistere, perché le prospettive per un anno migliore ci sono, quindi adesso arriverà probabilmente un altro blocco, diciamo zone rosse eccetera eccetera, però sarà abbastanza breve, so che sarà dura, ma pensate che stiamo andando veramente veramente verso l'uscita del tunnel. Con l'arrivo del vaccino le cose cominceranno a migliorare, più gente si vaccinerà e più il virus tenderà a diffondersi meno, perché la gente diventerà immune. Quindi io, se qualcuno mi chiede se farò il vaccino, lo farò senz'altro, e ho sempre fatto anche quello anti-influenzale. Ora so che qualcuno qui Novax, no, perché il vaccino poi in tempi troppo veloci, non è stato sperimentato eccetera eccetera. No ragazzi, state sereni, funzionerà e ne abbiamo bisogno, perché dobbiamo uscire fuori da questa pandemia in tutti i sensi, economico, morale, fisico. Abbiamo già pagato un prezzo altissimo, e poi dal nostro anche punto di vista, diciamo, essendo noi per questo un canale tematico di culturismo, anzi tanto voglio ringraziare tutti, perché abbiamo passato i 32.000 iscritti, e anzi con gli ultimi video abbiamo avuto un buon successo e gli iscritti sono aumentati in maniera esponenziale, grazie anche a questi lavori, quindi vi ringrazio. E dicevo, noi speriamo anche che riaprano le palestre, perché non solo per chi, diciamo, ci lavora, che economicamente eccetera eccetera, ma perché tutti noi sentiamo l'esigenza di ritrovarsi insieme, perché la palestra è anche un punto di ritrovo sociale, parliamoci chiaro, vediamo gente che conosciamo, amici. Pensate che in palestra vedo gente che riconosco dagli anni 80, qualcuno, perché non tutti purtroppo sono arrivati fino a qua, però quindi davvero poi si conosce sempre tanta gente nuova, è un punto sociale importante. E poi la palestra, come sempre detto, è un punto di dove potete compararvi con gli altri, dove ha un senso allenarsi, perché siete lì con gli altri. Quindi ho sempre detto e lo ribadisco che allenarsi da soli come scelta, non come obbligo, come adesso, come scelta, non la vedo una cosa positiva assolutamente. Il culturismo, il vero culturismo, che ha il demone del bodybuilding, deve dimostrare al mondo chi è, e deve farlo anche in palestra di fronte agli altri, non sempre a casa da solo. Uno dice, vabbè, ma poi dopo io mi alleno in palestra, costruisco il fisico, poi vado a dove va, dove andate. Sì, d'estate magari andate al mare, forse, perché poi qualcuno manco ci va. Ragazzi, la palestra è il luogo veramente dove potete aumentare la dopamina a dismisura, perché siete in mezzo agli altri, poi è un ambiente diverso, più grande, è tutto diverso, è un altro mondo. Dopodiché poi ognuno fa le sue scelte personali. Voi per adesso dovete cercare di resistere, questa famosa frase che disse qualcuno, perché le cose miglioreranno. Vedrete che la prossima estate, col virus che sarà sconfitto, con la bella stagione, il caldo, e se voi sarete in forma potete godervi pienamente la vostra vita e anche l'estate. Ma è importante resistere adesso, non lasciatevi andare. C'è gente che in questo momento mangia troppo, perché fra l'altro sono a casa, non faccio niente, ma come le mangia troppo si ingrassano. C'è gente che è depressa, che capisco le difficoltà, capisco. Ma se voi resisterete adesso e vi allenate quel minimo che serve, quantomeno per mantenere un certo tipo di fisico, o anche volendo per migliorare chi ha le possibilità, vedrete che sarete ricompensati il prossimo anno. Dovete lavorare adesso per il vostro futuro, e questa poi è una frase che ha senso poi per tutta la vita. Per cui vi dico, resistete, come sto facendo io, mi vedo sempre in un gym, certo faccio vedere tutti i giorni le foto, ieri ho fatto anche il video, però resisto, perché anche per me allenarmi qui è difficile. Io voglio tornare in palestra, e ce la faremo. Quindi io vi ringrazio e vi dico un'altra cosa: il 28 farò il video del mio compleanno, intitolato. Il titolo, diciamo, è ho 60 anni e me ne vanto, ma penso di farci anche un'altra postilla, tipo ho 60 anni e me ne vanto, 40 anni di vita sulla strada e in palestra. C'è un perché di questo 40 anni di vita anche sulla strada, e probabilmente ci sarà anche una sorpresa, non vi dico altro. Comunque il 28 ci sarà il video.
Ricordate che la musica vi alza la dopamina. Quindi ascoltate sempre musica dopaminica, ok? Al top!